Ok, amore, stiamo scendendo per andare dove? Genova. A Barcellona. Genova, siamo già arrivati perché Genova ci siamo sono i partiti. numeri, c'è scritto Genova, Capri, noi siamo a Genova, quindi 12 è Genova, noi siamo già a Genova. Esatto, il nostro piano è a Genova, però adesso noi scendiamo a Barcellona, ok? Sì! Mangiamo la paella? Sì. La vuoi assaggiare? Sì. Ok, andiamo. La carne. La carne spagnola. La carne è buonissima. Che gusta, davvero. Per me è buona. Ok, andiamo che c'è l'ascensore. Corri. Allora, stiamo scendendo. Non lo abbottonarlo, amore, fa niente. È il primo. Non fa freddissimo, sai? Anzi, sta bene. Ma dentro sta Valessina? Ah, tu dici che fuori fa freddo? Ma beh, che siamo in Spagna, Spagna è caliente. La Spagna è calda. Te scalda il cuore. Guardate, ragazzi. Dopo dobbiamo... Qua, da qua si scende, vedete? Forse è lo stesso punto da dove siamo saliti. Adesso vuole fare lo scivolo. Vuoi fare lo scivolo? Fallo. Te lo do un calcetto nel sedere? Sì, te lo faccio fare più velocemente, amore. Easy jet. Dov'è? È l'ho visto. Dov'è? È in alto, in cielo, dove vuoi che sia, come amore. Vederlo? Andiamo a prendere il taxi? Sì, ma come fa a vederlo? L'ho visto, amore. Anch'io prima. Hai visto? Che anche tu lì. Hai freddo, Ani? No. Andiamo da Papi che prende il taxi. Siamo saliti sul taxi. Saluta la costa perché oggi c'è una sorpresa in atto. Noi non saliremo, non saliamo più sulla... No. Siamo tutti a casa ospiti di Tania e... Asia, amore. Sorpresa, amore. Adesso c'è Asia che ci aspetta. Ti piacerebbe? E invece no. E invece no, torneremo sulla costa a giocare, prendere le paperelle, a mangiare noccioline al wasabi. Ciao costa serata. È stato un piacere. A dopo. Hasta la costa, ci a vediamo dopo. Sulla Rambla. Ciao. Siamo arrivati sulla Rambla. O più o meno. Ci hanno fatto scendere dal taxi. Sì. Adesso eccoci qua, guardate che bello, ragazzi. È freddo, amore? Ha le gambe, anch'io. Perché anch'io sono... No, anch'io adesso ho le gambe. Ma guardate che belline. Hai visto che belline le bamboline tipiche spagnole? Ti piacciono? Sono più belle quelle tipiche italiane. Tipiche italiane. Esatto. Allora, la spediamo una cartolina? Che è da 25 anni che non si spedisce più. Guarda, amore, cosa ti ha regalato. Grazie. 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 Ciao. Bellino. Rosa è il mio colore preferito. Poi te lo metti intorno al collo. Signorità. Mettiti questo qua così. No, poi vola. No, non vola, ce l'hai intorno al collo, non può volare. Così non ti dà fastidio. Lascialo. No, un quadro. Sei un quadro? Sì, amore, sai che ce li abbiamo a casa e poi ti dico anche dove sono, ok? Amore, dai, sorpresa. Vanessa. Ti abbiamo dedicato un negozio ed eccolo qua. Vanessa. Vanessa, eccolo qua. Cosa vende il tuo... vende tutti gli oggettini tipici e magliettine di Barcellona. Ti piace, amore? Regalo per il tuo 18° compleanno. Vabbè. Tra 8 anni. Fa niente. Però cominciamo a trarne profitto già da adesso. Allora, se ti piace la focaccia, Vanessa, credo di essere nel posto giusto. Cioè... Guarda che bello questo negozio, cos'è, una penna? Bellissima, guarda quanti diari, ci Anastasia. Ci sono i colori dell'arcobaleno. Certo, amore. Bellina. Eh? Guarda. Che bellino. No, ma dai. Guarda la penna pugile. Guarda. Che bello, cosa sono? Questi sono un Posca, Vane, gli evidenziatori, sì, Bellissimo. Ah, Vanessa, così a scuola quando qualcuno ti fa arrabbiare lo prendi a pugni. Deve passare. Niente, ti metti le mani, le dita davanti, Anastasia, devi togliere le dita. Togli le dita davanti. Aspetta. Guarda. Ma è simpaticissima. Guarda. Puoi farlo anche con una mano. Questo serve per la pulizia del viso, non forse. C'è. Infatti non lo vedo, stavo guardando anch'io. Questo è il naso spray, ma dai, fascia. Naso spray, nano spray, non naso. Ciao cuccioline, sono pronta per girare per le vie di Barcellona. Cosa hai trovato? Guarda qua, posso mettere
c'è la taschina, ce ne sono un sacco di diari, non costano neanche tanto, cioè costano di meno in questo negozio che quelli che compriamo noi, scarsissimi. Bellissimo. Allora Vane, abbiamo visto questi cappellini, sì, e tu hai scelto il tuo. Io ho scelto, non c'è più. Non c'è più quello che hai scelto? Però sì. cosa gli stiamo facendo fare, il tuo? Il mio non è sopra. È personalizzato, quindi. Quindi non lo potrai mai perdere, nessuno te lo potrà mai rubare. A meno che non si chiama Vanessa come te. Andiamo a vedere come lavora. Guarda che è partita la stampa, Vane. Ma guarda che figata, Vanessa, vieni a vedere. Va. Va. Ho quasi finito. Sa. Tu non lo vuoi, amore? Sa. Bellissimo. Finito? Wow! Ragazzi, in questo negozio a Barcellona ci sono tantissimi di quei cappelli, che ce n'è per tutti i gusti. Bellissimo. Guardate qua. Guardate che parete. Wow! E si possono personalizzare con il vostro nome o qualsiasi altra cosa voi vogliate scrivere. Bellissimo. Vediamo? Bellissimo. Fai vedere la scritta? Wow! Fantastica. Ti piace, amore? È stupendo. Hola Nidie, shopping finito e ora siamo alla ricerca di un ristorante. Yes! Anastasia non vede l'ora di tornare sulla nave, ma secondo me ha un po' di nostalgia di paperelle. Ha bisogno di andare a strisciare un po' la carta per vedere qualche paperella nuova, Ani? Sì. Oggi niente paperelle, Basta. Amore, hai fame? Allora, adesso ci siamo fermati a fare un aperitivo barra pranzo, non l'ho capito, perché abbiamo fame. Vi state divertendo qui a Barcellona? È bella, ci sono tanti negozi strani. Poi facciamo vedere tutto quello che abbiamo acquistato, ok? Grazie. Posso avere un altro di questo? Sì, sì, sì. Ancora uno? Direzione Paella. Adesso sì che andiamo a mangiare. Abbiamo trovato un ristorante eccezionale. Cosa mangi con papà? La paella. Poi abbiamo preso questa grigliata di pesce e deve essere anche questa buonissima. Buon appetito, appena arriva. Vai Vane, dimmi com'è. Non ti piace? Cos'è che hai assaggiato? Il pesce? Vabbè, tu mangi il riso. Vai amore, vai Vane, assaggia la paella, dai. Adesso assaggia anche tu il riso, intanto lo assaggia Vanessina e mi dice com'è la paella qua a Barcellona. Buona? Adesso lo assaggio anch'io allora. Guardate che buona ragazzi. E guardate questo pesce imperiale. Assaggi con me, ok ma? Assaggio con te amore? Assaggia la prima tu, va bene? Basta. No, no, io l'assaggio con lei. Vai, assaggiala. Assaggiala prima tu. Insieme. Ogni calamari, che buona. Com'è? Buona? Ma è dentro una aragosta qua, wow. Speciale? Buona? Anastasia, ma guarda che tiramisù originale. L'hai assaggiato, sei sporcato tutto il cucchiaino. Tanto per cambiare. Puliscilo col tovagliolo. Donna, che pasticciona che sei. Torta Santiago offerta dal ristorante, buonissima, con le nocciole dentro, vero? Noccioline, che buona. Papà William mangia la vera crema catalana Barcellona. E voilà. Quindi non è densa. È buonissima, è semiliquida, vero? È semiliquida, è cremosa, è croccante, è buonissima. Ed è anche un po' catalana. Buona. Ma Vanessa? Ma guardate un po' ragazzi che cosa c'è qui, il mare, la sabbia, Vanessa che non vede l'ora di gettarsi nella sabbia. Bellissimo Vane. Dobbiamo ancora camminare. Sai che tra un mesetto andiamo in Sardegna, nelle nostre acque cristalline. Allora cucciolini, siamo rientrati in cabina, quindi visita Barcellona terminata. Facciamo vedere tutto quello che abbiamo comprato in pochissimo tempo. Ciao. Dove eri tu? Guardate cosa ha imparato Anastasia in crociera. Guardate un po', queste sono le cose intelligenti che si imparano in crociera. Guardate, siete pronti? Oh, 1, 2,
three, go! Fantastica, ok, fate... Bene, dai, facciamo vedere. Numero uno. Hey, voilà. Allora, questo è lo zainetto che ho acquistato per me. No. Guardate che carino che è. Rompila, eh. Si... È mio! Non si apre, però non sei capace. Vabbè, guardate che bello. Si apre. Ok, bellissimo lo zainetto. Grazie, Vanessa, per la descrizione in ASMR. Poi, questo ce l'hanno regalato? Poverina, Anastasia, fai vedere cosa ti hanno regalato quelle ragazze. Anastasia, fai vedere cosa ti hanno regalato quelle ragazze italiane che abbiamo incontrato al ristorante. Guardate, un sacchetto pieno di... Niente. Dai, su, sono state così gentili. Allora, tutti questi articoli da fiesta. Ci deve essere una fiesta. Non è una fiesta. Non metterlo in bocca perché l'hanno avranno messo in bocca loro, non mi sembra il caso. La mascherina. Quella. E forse dei palloncini, benissimo. Ah, passiamo avanti. Questa è per la mia migliore amica che ci sta guardando. Gasp. Oh, ma guardate che bella, è una borsa stupenda. Bene, poi. Ah, queste sono mie. Siete pronte? Penso che siano passati 20 anni l'ultima volta che ho usato uno zoccolo del genere. Ma sono bellissime! Ma cosa dici che sono brutte? Sono anche comode. Abbiamo anche queste. Poi anche queste per la mia amica. E poi Roberta, la gattara, ve la ricordate, cucciolini? Altra cosa per la tua amica? Basta, niente. Ah, sì. No, basta. Ah, sì. Ah, cos'era? Ah, il ghiaccio. Oddio, non c'è più il ghiaccio. Abbiamo perso il ghiaccio. Magari ce l'ha papà nello zaino, ma col ghiaccio non si potrebbe far vedere, sì, quindi. Ok, Anastasia, la tua custodia, bellissima, trasparente, con il laccio, così non continua a chiedermi di prendere il telefono dalla mia borsa. Potate, sushi, novara, cameriano. Potate, sushi, novara, cameriano, e le pile perché papà si è comprato un massaggiatore per collo. Benissimo! Adesso ci riposiamo 2 minuti e ci vediamo dopo. Ciao! Guardate! Cuccioline! Dove stiamo andando? In palestra! In palestra! Numero 16! Piano 16, andiamo in palestra e facciamo una gara di forza tra te e tua sorella Anna Vanessa. Ok! Ok, sei pronta? Sì. Guarda che ci sono degli attrezzi da super potenti, da persone super muscolose e forzute. Credi di essere all'altezza? Sei sicura? Allora andiamo. Fammi una fatua con la statua. Va bene, papà William, ti faccio una fatua con la statua. Ci siamo? Fammi una fatua con la statua. Come on! Come on! Ciao, ciao! Ciao, Ali! Ciao, vamos! Ciao, bambine! Ciao! Hello! Hello! Dai, papà William, andiamo! Lasciamole qui, ma che noia! Sta con noi! No. Ma siete sempre in mezzo alle scatole, voi due! Sì. Cos'è, amore? Questi qua sono per prendere gli scaldi. Gli scaldi e... Poi ti fanno il massaggio gratis, Gratis? Sì, ti fanno la prova. Davvero? Sì, e proviamo, sì, proviamo. Sì, chiamali, vogliamo una prova. Salve. Scusi, vogliamo una prova. Andiamo in palestra, dai. Che qua di prove. Ma come c'è una prova? In che senso? Ma fammi... Fanno il massaggio qua sulla sedia. Ah, sulla sedia? Siete pronte? A combattere contro mamma Romina? Permesso, avanti, avanti. Adesso vi faccio vedere io cosa volete, brava. Allora, iniziamo. Con questo attrezzo fate questi muscoli qua che sono arm core. Seduta. Seduta. Togliamo i pesi. Peso a zero. No, ti ho tolto il peso. Metti le manine là sotto. Dove? Qua. In questo esercizio tu sviluppi questo così. Muscolo. No, c'è qualcosa che non va. Così. Devi tirare su tutto il macchinario, Anastasia. Dio mio, non ce la può fare. Ecco, guarda, vai con una mano sola. Ma stai scherzando? Ma ho tolto il peso, Non c'è peso. Dai. Ok, Vanessa. Piano, Vanessa, sì. Piano, tanto non c'è peso, dai, non c'è peso. Ne voglio uno. Vuoi un pesino? Sì, no, fai tu, attenta la testa. No, 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 quello è il massimo, il primo. Ok. Grande, Vane. Grande, Vane. Io voglio fare questo. Non avevo dubbi. Vuoi fare il tapirulan? Sì, vai, vai, cammina. E voglio fare uno di più. Più veloce? Sì.
Allora devi aumentare qua. Qua, devo schiacciare, ok? Sì, ma non troppo, Anastasia, che tu voli, eh. Vai, va bene. Così, mamma, mi devo attaccare questo coso? Sì, puoi fare così se vuoi. Sennò puoi diminuire. O aumenti e inizia a correre. Gli hai attaccato il filo, amore? Bravo. Devo schiacciare emergency stop? Se stai per cadere, sì. O se non ti senti bene. Insomma, se ti senti in emergenza, schiaccia. Bravissime le mie bimbe. Anastasia, sei andata in stop al larve, perché è stop emergenza, perché stavi un attimino accelerando, eh. Come faccio? C'è scritto please wait. Significa per favore aspetta. Ok. Oh, vai, start. Sì, ma non esagerare. Vanessa, sei un mito. Vanessa, sei il mio mito. E Vanessa non si ferma più e correrà fino a Genova. Oh, Vanessa si è stancata, sta rallentando. Ciao! Anastasia, smetti di correre così veloce, vai piano. È tremenda. Vai piano, Anastasia. Hai una resistenza che è unica. Anastasia, non devi esagerare nelle cose. Devi stare dentro le tue capacità, le tue possibilità. Allora, volete provare un altro macchinario senza pesi? Dai. Allora, questo è quello che ti dicevo prima, Vane. È quello che devi mettere i pesi. I piedi. Però togli il peso, perché qua è a 120 kg. E direi che non ce l'ho. Ti metto 10, 5. Dai, ti metto 5 kg. 5 kg. Devi spingere. Gas, sto spingendo il gas. Dai, vai, vediamo se ce la fai. Cosa devo fare? Devi spingere coi piedi. Troppo lento. Sì, infatti, allora aspetta. Ora ce la puoi fare. Va bene come peso? Questo fa gli addominali. Ogni macchinario ti spiega, no, non solo gli addominali, scusami. Ti spiega quale parte del corpo, quale muscolo si utilizza, ok? E in questo caso sono questi. Sono quelli. Vai. Bellissima. Aspetta, provo un altro. No, vabbè, ma Vane. Non esagerare. Sto spingendo me stessa. Quanto sei? Io voglio i pesi. Mi dai i pesi? No, amore, i pesi non li ho fatti nemmeno io oggi, dai. 40. Vanessa, 40 l'ho fatto io. Mi piace quello, dai gradini. Sai che i gradini non l'ho fatto nemmeno io oggi. Ma io non ho visto quello che ha fatto la maestra di Vanessa. Dove c'è Daniel? Dove fa Daniel palestra? Daniel chi? No, ehi, Vane, no. Non esagerare. Ok, i gradini io oggi non li ho fatti. No, il gradino è come una scala mobile. Così? Però non lo conosco. Lo provo prima io, scendi. Allora, penso che sia come il tapis. Ah, non è facile. Cioè, non è difficile. No, ok. Ok, adesso io. Niente, schiaccia start. È start? Yes, sì. Cosa devo fare? Niente, adesso lui, quello di Vanessa va. No, dobbiamo fare il video. Fai stop, scusa. E forse le vai. Ah, ma no. Ah, sì. Ok. Io sono a 30. Ah, sei a 30? Ma sì. Aumenta allora. Ma guarda che adesso aumenta, Vane. Aumenta, ma secondo me adesso aumenta. Mi sembra troppo lento. Dai, Ani, vai. Ok, vabbè, lo stiamo provando. Dai, adesso sono le 9 di sera. Secondo me, Vanessa, il tuo tra un po' acquista velocità, eh. Ok, ferma e andiamo. Dai, che andiamo a fare un giro. Domani poi veniamo. Vanessa, ma sei un atleta. Bravissimo. Wow. Ma siete bravissime! Ah, siete due atlete voi due, eh! Brave! No, Vane, non l'ho fatto nemmeno io quello, eh! No, Vane, aspetta, non so come si fa, eh! Ma se dovete dire che ce l'hai anche te! Qua c'è da mettere... Ah, è la barra? Ah, sì, può essere. Provo. Grande. Attenta tu, Brava, Vane. Bravissima. Vai, Vane. Ragazzi, 15 kg per Vanessa. Vane, cosa vuoi? 40? Va bene. No, sì, così si spacca la schiena. Va bene? Però devi andare giù di gambe, non di schiena. Sì,
il movimento deve essere omogeneo su tutta la tua colonna vertebrale. Cos'è? E questo lo prendi? Prendilo? Questo? Sì. Adesso è su 3,75 kg. Tiralo su con le braccia, vediamo se riesce. Perché? Fa molesta. No, lo faccio io. Attenta, Ani. Così. Siamo. Andiamo, andiamo, lasciateli lavorare adesso loro, dai. Noi stiamo. Sì. Vuoi provare? Dai, un secondo, vai, prova. Piano. Brava, Ani. Ok, dai, andiamo. Allora, proviamo l'ultimo. Anastasia, attaccati. Tira su Letta. Ciao, Ani. Ciao, amore, ci vediamo domani. Ci voleva tanto. Volevo andarmene, lasciarti là. Ok, bimbe. Andiamo alla sala giochi. Andiamo? Che se la no, no, niente sala giochi. Vi ho fatto divertire, vi ho fatto provare. Mi è stato detto che è vietato l'ingresso, ovviamente, ai minori di 16 anni, però abbiamo provato lo stesso. No, ma infatti neanche tu c'hai 16 anni. Abbiamo provato lo stesso, ma ovviamente, come immaginavano, era soltanto una prova, un gioco, perché vi volevo far vedere la palestra. Vi siete divertite? Sì. Bene, benissimo. Non c'è nessuno, guardate. Dove? Che bello! Sono, gli ascensori sono tutti per noi. Grande!